Amici di Teleride, un saluto da Giacomo Guerini, nuova puntata della Tara. La scorsa settimana abbiamo scherzato con il teatro ed il subbuteo, stavolta invece ci facciamo seri, parliamo di memoria, di cultura e di storia, insomma lo facciamo con due ospiti graditissimi. Alla mia sinistra Ugo Caffaz, buongiorno. Buongiorno. E alla mia destra Claudio Vanni. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, parliamo di una cosa molto importante, perché parliamo di conservare la memoria di un'iniziativa che ha messo insieme una serie di soggetti nella nostra regione e a Firenze per far sì che non vada disperso un patrimonio importante. È così, Caffaz? Assolutamente. Caffaz parla, è un rappresentante dell'ANED, giusto, sì, per far capire che è l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, quindi allora, siamo molto seri in questo momento. Ad Auschwitz nel 1980 fu inaugurato un memoriale che è un'opera d'arte con degli autori d'eccezione, Luigi Nono, Primo Levi, Samonà e così via, che doveva rappresentare tutta la deportazione degli italiani nei campi di concentramento e di sterminio, quindi politici, ebrei e così via, perché venissero dall'Italia. Ed è stato scelto Auschwitz a nome e in conto dei oltre 1200 campi che c'erano in quegli anni. Cambio di regime, mille cose, insomma, nel 2011 la direzione e il governo polacco disse lo buttavano via, perché secondo loro non rappresentava uno strumento educativo sufficiente. In realtà quello che li infastidiva era perché c'era la falce e il martello e i simboli del comunismo, che da loro, in Polonia, come fascismo, bravo, da noi, bravo, però non era proprio la stessa cosa. No, però per loro sì, per loro sì. Quindi lo buttavano via. Provarono in Italia a cercare qualcuno che lo volesse, perché è italiano, non lo voleva nessuno. Allora la regione toscana e il comune di Firenze si offrirono di prenderlo. Naturalmente una volta preso lo volevano tutti, ma questo succede. Hanno fatto tardi. E quindi sono 3 anni che lavoriamo a questo progetto. E ci siamo. Siamo quasi alle porte dei sassi, come si vuol dire. Siamo alla parte più importante, insomma una delle parti più importanti, che è la collocazione del memoriale, cosa molto complessa, perché è stato tutto restaurato, rimesso in essere, sono decine di metri di questa opera d'arte. Verrà fatto, progettato un allestimento provvisorio, perché in realtà l'ambizione di questa iniziativa è di fare un allestimento che riguardi tutto il male che c'è nel mondo, diciamo così, cioè quello. Ci vorrà un sacco di spazio. Mi scusi, bisogna usare i mezzi nuovi, mezzi. Ah, ecco, allora. Per cui un ragazzo che viene lì vede tutti i memoriali che ci sono nel mondo, da Parigi, da Gerusalemme, da Washington e così via. E poi si parlerà soprattutto di come è stato possibile, cosa che non ha fatto mai nessuno in Italia, che per 20 anni gli italiani sono stati fascisti. Ci fermiamo un attimo e Claudio Vanni, Unicop Firenze, dice: ma che c'entra fare la spesa con tutta questa roba di cui ci ha parlato Caffaz? Ma c'entra perché facendo la spesa noi i vostri clienti hanno dato una mano. Ma diciamo, questo è un impegno per noi che si colloca in un contesto più ampio. Noi oramai come cooperativa è da anni siamo impegnati sul tema della solidarietà, della cultura, dell'ambiente, e quindi quando il sindaco di Firenze ci ha chiesto un aiuto, perché diciamo bisogna essere anche chiari e trasparenti, l'impegno più grosso per il restauro e per la collocazione dell'ex
È un impegno che ha visto protagonista la Regione Toscana, il Comune Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio. Perché ricordiamo di Firenze, che questo memoriale troverà spazio nel quello che si chiama Next 3, che è questo Gavinana, edificio in Piazza accanto alla, tra la COP e le case popolari che sono state realizzate da È un intervento di 2 milioni e mezzo di euro. Anche. Però poi è successo, e quando sono andati a iniziare il restauro, si sono accorti che il governo polacco aveva compromesso anche la struttura portante del memoriale e occorrevano 40.000 euro in più. Il sindaco di Firenze ci ha interpellato e ha detto: guardate, noi non abbiamo questa possibilità, ci potete aiutare? E come cooperativa abbiamo detto sì, però non 40.000 euro per una impresa che fattura quasi 2,5 miliardi di, non sarebbero state niente, ma non è questo il nostro approccio. L'abbiamo fatto con il Battistero, l'abbiamo fatto con altre iniziative. Secondo noi questa era una grande occasione per coinvolgere la città, perché fino adesso il percorso è stato fatto dalle istituzioni e dai soggetti, perché ricordiamo che il memoriale è di proprietà dell'ANED, quindi istituzioni, ANED sono stati i protagonisti di questo. Noi abbiamo colto la necessità, in un momento come questo qui, dove il tema della memoria e anche, diciamo, la messa in discussione di ciò che la storia ci ha consegnato si pone in maniera forte, abbiamo pensato che poteva essere un'occasione in cui i cittadini diventavano protagonisti. Come hanno reagito i cittadini? L'hanno fatto volentieri o...? Ma noi siamo già a 9.000 persone che hanno fatto donazione alle casse. Siamo già, insieme alla comunità ebraica, all'ANED, all'AMPI, all'ARCI e alla CGL, sono i soggetti che hanno promosso il crowdfunding, siamo già a una decina di cene organizzate. Quindi questi 40.000 euro li metteremo insieme, naturalmente un contributo importante della cooperativa che raddoppierà ciò che le persone donano alle casse, ma coinvolgendo alla fine migliaia di persone. Caffa, se faccio una domanda un po' provocatoria, segno evidente se ci sono tutte queste migliaia di persone che insomma si sono spese e hanno partecipato, che forse la memoria si è conservata in parte almeno? Allora, in Toscana siamo a posto, nel senso che dal 2002, cioè due anni dopo è stata approvata la legge per il giorno della memoria, che è il 27 di gennaio, sono partiti 11 treni per tema della memoria, per portare i ragazzi ad Auschwitz in visita, per circa 6.000-6.500 ragazzi. In anni alterni c'è una manifestazione al Pala Mandela con i testimoni che vengono anche col viaggio, e oggi grosso modo siamo a 60.000 ragazzi. Questo significa che nel tessuto toscano la sensibilità è sicuramente maggiore che in altre regioni, quindi la regione ha investito questo molto. Nel caso specifico, al di là dei soldi, come diceva giustamente Vanni, era importante allargare il sentimento di ricordo e di memoria, sposando le due cose, perché le famiglie i cui figli sono andati nei viaggi e così via sono sensibilizzate. Il problema vero, consentitemi di dirlo, è che questi ragazzi tornano in maniera eccezionale. Questi giorni ho girato le scuole, vado ancora con i ragazzi che sono venuti nei campi. Quando arrivano qui non trovano nulla, nulla. Quindi credo che questa iniziativa della COP sia di stimolo anche alla politica, perché si risvegli contro il razzismo, l'antisemitismo e quanto è. Ricordiamoci che il Mar Mediterraneo è una grandissima fossa comune dove centinaia e centinaia di bambini sono morti. Sì, questo è un dramma dei nostri tempi. Un appuntamento è per martedì 26 marzo alle 19 al Tuscany Hall su Lungarno Aldo Moro, musiche e parole per conserva la memoria. È un'iniziativa per sollecitare ancora attenzione, Vanni? Sì, è un'iniziativa che purtroppo, lo dico perché poi insomma quando andate in onda è già sold out, nel senso ci sono già 1.000 persone. Beh, questo è importante. È già pieno e quindi non c'è più possibilità di aderire, però è un'iniziativa che, a prescindere dalle 1.000 persone che vengano da tutta la Toscana, vuole fare quello che diceva Caffaz prima, vuole mettere al centro diciamo l'elemento culturale e politico. Cioè il tema della memoria è un tema che in qualche maniera riguarda soprattutto ciò che è accaduto ad Auschwitz e in altri campi, ma riguarda anche l'oggi. Oggi diciamo ci sono nuove emergenze da questo punto di vista che riguardano l'esclusione anziché l'inclusione, e quindi ciò che è successo ad Auschwitz può riaccadere anche su altri fronti. Allora il tema culturale di come oggi una società diventa inclusiva
è un tema culturale, naturalmente poi ci vogliono le regole di convivenza per stare, per includere bisogna avere diritti e doveri, e su questo non ci sono dubbi, però il tema è culturale, cioè la paura del diverso, e può essere quello che è successo alla sua app, ma può essere la paura dell'handicappato, la paura degli immigrati, di tutto. È una paura che, diciamo, viene generata in un momento di crisi economica come questo, come, diciamo, una chiusura verso l'alto. Noi facciamo un'operazione culturale perché, oltre ad esserci le istituzioni, il 26 ha parlato, quindi il sindaco, il presidente della regione, il presidente della fondazione Cassa del Risparmio, la nostra presidente, facciamo un'operazione con degli artisti, Alice, Guccini, Banda Bardot, Finché, che in qualche maniera, ma ci sarà anche il medico di Lampedusa che ci racconterà la sua esperienza di medico in una isola come Lampedusa, dove arrivano. E quindi vogliamo fare una riflessione, la cosa sarà dalle 19 alle 23, che in qualche maniera sia un lanche culturale a riprendere queste tematiche. Noi facciamo tutte queste scene, questi incontri, proiettiamo i video, discutiamo con le persone. C'è bisogno di alzare, come diceva Kaffaz, un po' sì. L'asticella. Ecco Kaffaz, perché talvolta, diciamo, più che, come dire, chiusura nei confronti dell'altro, c'è indifferenza, cioè le persone sono prese ognuno dai propri problemi quotidiani, e magari non alzano la testa per vedere quello che accade intorno, almeno, cioè, questa è la sensazione che abbiamo vivendo questo periodo. Allora, anche nel paragone fra ieri e oggi, che non è così semplice, non è banale, bisogna ricordare che i meccanismi però sono sempre gli stessi: crisi economica, aumento dell'egoismo di quelli che vorrebbero non essere dentro la crisi economica, debolezza della politica, ricerca di un capro espiatorio, cioè di qualcuno a cui attribuire la situazione, e alla fine la ricerca di un capo che da solo risolva tutti i problemi. Questo in Italia è successo spesso, cerca un capo ci risolvesse i problemi. Purtroppo sta continuando a essere così, non solo in Italia. Purtroppo un capo non li risolve da sé i problemi. E purtroppo noi in Italia guardiamo la Polonia, l'Ungheria, l'Austria, ahimè forse anche la Francia, l'Austria sicuramente, le dicevo, ci sono al governo dei ministri dichiaratamente nazisti, non parliamo poi del terzo mondo, e quindi questi meccanismi sono sempre gli stessi. È successo, può succedere ancora, la storia è fatta di corsi e ricorsi. Dobbiamo smentirlo, bisogna che non succeda ancora, bisogna che i ricorsi non ci siano. Allora iniziative generose come quella della COP, che tende, ripeto, a sensibilizzare chi dà i soldi, il singolo, lo fa non per mangiare e basta, lo fa perché sa che aiuta un'operazione che tende, è un vaccino, non un antidoto. Il vaccino va ripetuto sempre, perché l'antidoto viene dopo che uno è stato morso dalla vipera. L'antidoto è così, invece il vaccino va ripetuto ogni anno, ogni giorno, ogni mese, e previene. Anche sui vaccini dovremmo fare una trasmissione. Spesso si pensa che uno il vaccino debba prendere, è obbligatorio per i bambini, è obbligatorio anche per gli allora adulti. Ma facciamo un po', insomma, cerchiamo di immaginare come sarà l'ex 3, no? Questo edificio, tra l'altro, finalmente trova una vocazione forte, no? Perché Firenze ha discusso da una vita di cosa dovesse essere l'ex 3. Allora, che succede all'ex 3, Vanni? Ma succederà che ci sarà soprattutto il memoriale, ma anche mostre, ma anche attività, e soprattutto potremo fare quella cosa che diceva Kaffaz prima, che può diventare permanente per le scuole un luogo di riflessione e di approfondimento. Mentre il treno della memoria o l'iniziativa al Mandela Forum sono episodi importanti, sì, una struttura permanente, una sorta di museo della memoria, può essere un luogo dove la didattica, dove la cultura si esprime in maniera permanente, e quindi il ragazzo che ha fatto l'esperienza di andare anche nei campi può ritrovare poi un luogo di approfondimento e di riflessione su questo. Quindi, diciamo, in Italia non c'è un museo di questa natura, sarebbe il primo questa connotazione. Sarà di sicuro. Si pensa ai primi di maggio di essere a posto con questa. Quindi scuole, ma non solo scuole, adulti potranno trovare in quel luogo lì un luogo di approfondimento su questi temi, che possono essere legati all'attualità, alla storia, ma più che altro, diciamo, si tratta di un tema culturale.
Ecco, Caffaz, ci diamo un po' di speranza, perché probabilmente i ragazzi, che spesso vengono tanto bistrattati, si dice giovani di oggi, non so come un tempo, forse sono meglio degli adulti, a vedere un po' per esempio anche la battaglia che stanno facendo in questi giorni per il clima, per i cambiamenti climatici. Assolutamente, i giovani sono, tutti non lo so, ma comunque in linea di massa, disponibili a capire quello che è successo e quello che sta succedendo. Gli adulti molto meno. Fra l'altro ci sono anche alcune parole che sembrano e sono belle, tipo senza memoria non c'è il futuro, senza memoria non c'è il presente, perché anche il futuro parte dal presente, quindi è il presente che bisogna paragonare, richiamare per quello che è successo nel passato. Gli adulti avrebbero bisogno anche loro di un'educazione degli adulti, anche questa non c'è più. Negli anni passati, io ricordo, abbiamo lavorato. Noi giornalisti ci obbligano a fare corsi di aggiornamento. Bravo. Forse gli adulti dovrebbero fare corsi di aggiornamento. C'è una parola inglese, lifelong learning, sì. Apprendimento lungo tutto l'arco della vita. La politica lo faceva in qualche modo. Debolezza della politica, come dicevo prima, è una delle, come dire, tanto delle ragioni, della mancanza di rimedio rispetto a queste. Però noi intendiamo anche dare una lezione alla politica. Ecco, voi parlavate di un territorio che sostanzialmente è un territorio fertile e privilegiato, ma avete avuto modo, insomma, di vedere cosa accade nel resto del paese? Ci sono differenze, ne so, tra grandi città e piccoli centri, tra regioni del nord e regioni del sud? Ma sai, questo, diciamo, è facilmente registrabile da ciò che succede un po' anche nel nostro paese. Naturalmente la regione toscana non è che sia esente da questo tipo di problematiche, però diciamo c'è un'attività, ci sono le istituzioni che in qualche maniera c'è anche una storia di questa, regione che la rende, io vedevo in questi giorni i dati dell'IRPET, no? Rispetto al tema anche economico e sociale. La regione toscana, insieme alle tre o quattro regioni del nord, Lombardia, Veneto, Emilia, Piemonte, sono il motore della ripresa, nel senso che quella piccola ripresa che c'è stata si aggancia anche al contributo della regione toscana. E viene fuori da tutte le indagini che facciamo anche noi, che in questa regione c'è un patrimonio, a cominciare da quello enogastronomico, per dirne uno, ma anche culturale, ma anche, diciamo, di partecipazione, che fa di questa regione una delle regioni più avanti nel territorio italiano. E quindi, diciamo, possiamo vantare di essere un luogo ambito dalla Toscana, ambito non solo dagli stranieri, ma anche da tante altre persone. Senta Caffaz, proviamo un po' a volare ancora un pochino più alto, se possibile. Tempo fa io leggevo Mattia Feltri e diceva: quando io ero ragazzino il mare per la prima volta l'ho visto a 11 anni, no? Adesso, bene o male, il mare quasi tutti lo vedono presto. Come dire, comunque, lo scontento che c'è adesso, se rapportato alle condizioni di vita di 30 o 40 anni fa, è fuori misura, certo, no? Certo. Perché allora 40 anni fa le persone avevano, come dire, una visione del mondo più ottimista rispetto a quella di adesso, se è così? In parte è così, è dovuto anche al fatto che per almeno fino agli anni 70 almeno c'era ancora la felicità di aver superato un periodo terribile. C'erano i nostri genitori avevano vissuto la guerra, la fame, quindi il fatto già che si mangiasse non era indifferente. Piano piano si è allentato questa sensibilità e quindi i giovani, una parte fino a qualche anno fa, si è trovata a stare bene economicamente, lo diceva giustamente anche Vanni, rispetto alla Toscana, però senza una motivazione di fondo. Guardate, io dico sempre anche agli amministratori: amministrare bene è condizione necessaria ma non sufficiente, va accompagnata da una capacità di partecipazione al perché si sta meglio in Toscana che altrove, al perché è importante occuparsi degli altri o di noi stessi, perché altrimenti l'egoismo diventa terribile, ti riduce a si trasforma poi in invidia, no? Magari io sto invidia, bene, ma vedo uno sta meglio di me e allora non sto più bravo, bene. Allora cerco un capo espiatorio per capire come mai io sto peggio di lui, anche per chi sta bene, non so se rendo l'idea. Quindi la scuola, l'università, le istituzioni devono puntare anche sulla educazione alla domanda, perché se no uno dice: io voglio l'autobus
vicino a casa, però non sotto perché mi dà noia. Certo. E l'altro dice uguale, sai che l'autobus si butta via e non si fa. Quindi anche quello, sapere che nel mondo... Io voglio una città viva ma non voglio rumore. Bravo, la sera. Bravo, no, bravo, io voglio bravo, le cose in centro ma bravo, sotto il vento non voglio la rumore. E non ci voglio nulla sotto, la non voglio... La metropolitana è meravigliosa, però fa rumore a un certo o punto. O ci fai alla stazione. Quindi sarebbe bravo, ci fai alla stazione. Quindi... Ripeto lo slogan, diciamo, amministrare bene, governare bene, condizione necessaria, ma ahimè non sufficiente. Vanni, sì. Però c'è un altro elemento che voglio aggiungere a questo cambiamento, sì, questo paragone che hai fatto. Noi siamo di fronte a un'epoca... Cioè se si pensa a come era il supermercato e la Coop negli anni 70, è come ora parlo una barca. Ma non è solo questo, no, faccio diciamo, per dire. Gli elementi digitali hanno trasformato la società. Cioè c'è un cambiamento culturale epocale. Oramai il rapporto, l'intermediazione, quelli che erano i soggetti, i corpi intermedi, anche per errori fatti da corpi intermedi stessi, ma non sono più elemento di mediazione fra l'istanza del cittadino e le istituzioni o la politica. Beh, in effetti un tempo se uno pensava, dice, voglio dire una cosa al Presidente del Consiglio, doveva dirla uno e lo diceva un altro e lo diceva lui, ora scrive una lettera, e lo fama direttamente senza problemi. Naturalmente in tutta questa mediazione c'era un rapporto, diciamo, di democrazia, di delega, ma anche di filtra. Oggi il cittadino vuole il rapporto diretto, non vuole più le strutture intermedie e quindi, diciamo, si sviluppa più un'idea di società individuale, di persone che pongano le loro istanze direttamente a chi governa, o che sia il sindaco, che sia il presidente della regione, o che sia il presidente del consiglio, attraverso anche questo uso indiscriminato dei social. E quindi manca, diciamo, sì, questo elemento di mediazione che consente anche l'affrontare problemi in maniera meno dura e meno... Che portava poi anche al riconoscimento delle competenze, perché adesso ognuno si parla di tutto. C'è una violenza nel linguaggio che in qualche maniera è dettata proprio da questa... Ma poi non c'è dubbio, cioè, ognuno ha le sue certezze granitiche, sì, su tutto. Sono d'accordo con quello che diceva Claudio Vanni. Ancora non abbiamo avuto la capacità di mettere insieme il lato umano e il lato tecnologico. Sì. Perché la tecnologia... Io vedo quando devo scrivere qualcosa e mi manca un nome, lo cerco su internet. È fantastico. Sì, aiuta, è quasi indispensabile. Però in biblioteca bisogna andarci lo stesso. L'odore del libro è importante, soprattutto il guardarsi in faccia. Guardate, l'impossibile, la fantascienza, fino ad ora si è sempre realizzata. Sempre. Viaggio in cielo della Terra, sulla Luna e così via. Vorrei che non succedesse che, come qualcuno già comincia a dire, che l'era dei social si impossessa della nostra volontà, per cui non riusciamo più a capire cosa sta succedendo. Le automobili si guideranno da sole, il parcheggio già lo fa da sole, questo è positivo soprattutto però, per me, però voglio dire, meno per carrozzieri, ma anche il navigatore, non quello che sta, sì, lasciamo perdere il navigatore, ma anche il navigatore non fa sì che non sia... Scusi, dov'è il mercato centrale? No, perché poi non lo... ce lo guardi, c'è a destra. Allora, ripeto, non voglio essere reazionario, ma tenere insieme le capacità, le occasioni delle nuove tecnologie insieme al lato umano, bisogna vedersi, se no domani ci si fidanza anche solo via IT, già succede. Già succede. Un'applicazione si chiama Tinder, io no, ormai sono sposato, ma insomma, lo so, dice funziona alla grande. Insomma, no, quindi, io lo sono nazione un po' di tempo sia fa. Io che Ugo, no, non vogliamo apparire come oscurantisti rispetto all'innovazione. Però diciamo, siamo tutti un po' AGE a questo tavolo, sì, tenere insieme. La tecnologia la usiamo tutti, bravo, no? Esatto. Usiamo i profili social, e quindi aiuta molto, il navigatore aiuta tantissimo. Porca miseria. Però poi, come diceva... La spesa? Come diceva i tassisti, poi uno perde la memoria. Sì, sì, vero. Perdi la memoria, tanto ti affidi e poi magari ti ritrovi in un fiume, sì, in mezzo a un fiume. Esatto, succede. Succede. Quindi diciamo, sbaglia. Usiamo la tecnologia, ma usiamo anche la testa. Con discernimento. Come si inserisce, voglio dire, questa iniziativa di conservare la memoria con tutte le altre della Coop, no? Perché poi alla fine questa è una perla di una serie di perle di sì, Coop. Si inserisce, no? Allora noi abbiamo un mantra che ci guida tutti i giorni,
che rispetto a una serie di argomenti, possono essere il benessere, l'ambiente, posso la solidarietà, la cultura. Il mantra più forte che avete fatto è la hop sei tu, che può darti più, perché questa è rimasta nella testa di tutti. Però, noi. Diciamo, noi come Unihop Firenze, tutte le cose che facciamo, perché abbiamo 1 milione di soci, abbiamo 800 volontari nelle nostre sezioni soci, quello che ci guida è la partecipazione, perché partecipare significa conoscere, e conoscere significa essere poi responsabili degli atti che facciamo. Quindi il tema della partecipazione, che sia digitale o che sia fisica, è un tema che ci guida, perché la partecipazione è conoscenza. Anche in questo caso, se uno dona 1 euro alla cassa, lo dona per un'iniziativa, rifletterà un secondo perché l'ha dato, no? E quindi diciamo, questo, alla fine ci saranno 20.000 persone che hanno contribuito con 1 euro a sostenere il restauro. Queste 20.000 persone, così come è stato per i Battistero, per altre iniziative, quando andranno a vedere il memoriale, dice: ho concorso anch'io. Ma magari tornando a casa disfacendo la borsa della spesa, dirà alla moglie, al marito: da 1 euro per il memoriale. Quello che ci contraddistingue noi in tutte le cose che facciamo, anche perché abbiamo una possibilità, siamo un'organizzazione di massa di fatto, con 1 milione di soci, è quello di mettere. Siete una potenza, diciamo la cosa come stanno in Toscana, un potere forte. Un paragone, la cultura. Noi portiamo tutti gli anni 4.000 persone all'opera, quindi al Teatro del Maggio. 4.000 persone non erano mai state all'opera. Lo facciamo prendendo pulma, portandoli a Firenze, stabilendo con Chiarò un rapporto anche di collaborazione, certo, sul costo del biglietto. Allora, il problema della cultura, per esempio, è l'accesso alla cultura oggi. Non tutti si possono permettere di andare a teatro. Allora, il tema è quello. Poi di... sono anche delle barriere, perché tu dici: Madonna, l'opera che barba. Poi magari una volta invece si diventa come matti, perché quindi tu prendi il pullman al Maggio, a San Sepolcro, lo metti sul pullman, lo porta a Firenze, vede l'opera, lo riporta a casa, hai favorito l'accesso alla cultura di 50 persone che all'opera non ci sarebbe mai andata. Questo è il nostro. Perché comunque, e poi chiudiamo, alla fine, social o non social, quando c'è un'iniziativa che chiama le persone a uscire di casa e stare insieme, poi lo fanno volentieri, perché questo richiamo poi è forte. Vi farei vedere davvero gli studenti, i 500, 600, 700 studenti, ogni volta vengono col tema della memoria, il loro livello, poi tornano e fanno usano i mezzi di ore per fare dei filmati. Anche di grande qualità artistica, certo. E soprattutto li vedi commossi, partano ridendo e tornano. Ridono meno poi dopo, perché insomma. Meno. E però ripeto, in questo caso è proprio quello che si diceva prima: i mezzi tecnologici avanzati danno una mano incredibile. Hanno realizzato, ripeto, dei filmati, hanno fatto la regia di docufilm, come si dice, che dimostrano che il lato umano deve usare gli strumenti, ma ci vuole il lato umano. Direi che ci siamo. Possiamo chiudere così. Diamo appuntamento allora non al 26 marzo, perché no, diamo appuntamento a tutti quelli che ci ascoltano. Possono andare in qualsiasi supermercato della Hop e donare 1 euro fino al 26. Anche 2, anche 3, anche 5. Fino al 27 l'iniziativa sta in piedi. Perfetto, grazie a Claudio Vanni, grazie a Ugo Caffa. Se noi torniamo la prossima settimana, sempre qui su Televisione. Ciao. Deep.